Buona domenica! Ciao a tutti e ciao a tutte! Allora, intanto passiamo un pochino di incenso, eh? Questo è il mio incensiere, vedete? Ho messo un incenso in grani, buonissimo alla rosa, per armonizzare l'ambiente, eh? Potete farlo anche voi, perché l'abitudine di accendere un incenso è un atto ovviamente magico, sacro, armonizza, purifica, attrae. Questo comunque è il preambolo. Perché oggi volevo parlarvi e insegnarvi il rituale di Sant'Elena. Voi direte: ma questo rituale già l'abbiamo sentito, visto, magari l'abbiamo anche fatto da noi o ce lo hanno fatto. Certo, il rituale di Santa Elena è un famoso e forse anche famigerato, se vogliamo, rituale di legamento che chiama in causa Santa Elena, imperatrice, Santa Elena Augusta, imperatrice, madre di Costantino. Quello che non ho mai capito, sinceramente, è la fama sinistra che ha questo legamento. Si dice che faccia impazzire le persone, le porti, sì, le porti indietro, le leghi, ma in maniera rabbiosa, in maniera negativa e via discorrendo. Io dico sempre che in magia è l'intento che abbiamo dentro, che è la parte più forte, più fondamentale. Poi, se andiamo effettivamente, ecco, mi sono presa una cosa perché vi servirà anche a voi, anche un pochino a leggerci, la storia a livello ovviamente di martiriologio, a livello di tutto quello che è la storia dei santi. Vediamo la storia di Santa Elena, imperatrice, e leggiamo una bellissima storia. Una storia di fede, una storia di grandissima umanità, di una donna straordinaria. Perciò mi domando come mai questa povera Santa Elena, è così, strana o sinistra nel fare un legamento. Non mi torna tanto, sinceramente. E in effetti, in quasi, direi, 40 anni di lavoro, io non ho mai visto una problematica. Poi, se le problematiche arrivano, è perché i lavori vengono eseguiti con un cuore non puro, oppure con un sentimento di ego, vale a dire io voglio fare il legamento perché quello lì mi piace, lo voglio, non me ne frega un cavolo se ama un'altra persona, me lo voglio per me e basta, e quindi distruggo magari un'armonia e una famiglia. Questa è la negatività. Non c'è altra strada, non c'è altra spiegazione. Perché Santa Elena, che comunque a livello storico è vissuta realmente, certamente, come no, è una entità, è uno spirito, come tutte ovviamente le entità, e di santi, di dei, di Orisha e via discorrendo. Ma non ha niente di negativo. Assolutamente. È ovviamente nei secoli la tradizione popolare che ne ha fatto un qualcosa di, se vogliamo, coercitivo, di una pratica, se vogliamo, piuttosto violenta, impositiva e tutto quello che ci pare. Ma in sé per sé noi andiamo a invocare. E direi più che Santa Elena, che credo che riposi nella pace, sia in altre sfere, noi andiamo a evocare una cosa che tanti sottovalutano, cioè la forza di un'egregora. Un'egregora, cos'è? È un aggregato di forma pensiero o di forme pensiero che nel tempo, si condensano. E prendono nei piani ovviamente astrali propri una loro vita e sono nutrite da tutte quelle, non migliaia, forse milioni di evocazioni, invocazioni, preghiere e via discorrendo. Ma l'egregora di sé per sé non ha una vera intelligenza, è una forza. È una forza come prendere in mano, che ne so, un pezzo di pongo o di plastilina.
noi la plasmiamo e ci facciamo la figurina che ci pare, perché prendiamo forza, cioè materia astrale, da questa egregora. Poi è come lo fate il lavoro, con quale sentimento, con quale cognizione, si spera sia quella giusta, che voi eseguite, che dà l'impronta positiva o negativa. Quindi credo di essermi spiegata, ma sono le basi queste qui. Quindi andiamo intanto, comunque, perché so che magari mi dite fai veloce o comunque spiegaci questo legamento di Santa Elena. Allora, quello che vi vado a insegnare, a spiegare, è una diciamo, variante molto, direi, poco conosciuta rispetto a quella più conosciuta o classica. È una variante del lavoro che ha delle similitudini, ovviamente, ed è una variante, direi, estremamente efficace, ma non perché l'ho inventata io l'ho appresa negli anni e ve la trasmetto con la forma, appunto, con cui l'ho appresa. Allora, vedete intanto il piatto di lavoro, che in questo caso è una teglia, diciamo così, di alluminio, di quelle che si usano per fare le torte, le pizze e via discorrendo. Può essere anche un grande piatto che voi avete o un vassoio. L'importante è avere dove lavorare e non far incendiare la vostra casa. Questo mi sembra normale. Poi vedete che ci sono tre candele rosa, eh? Il colore rosa. Potete usare anche altri due colori. Se non reperite il rosa, usate o il rosso o il bianco. Questo vedete voi. Io ve lo trasmetto in questo modo, ma sarà probabilmente efficace anche fatto con le candele rosse o con le candele bianche. Poi, che cosa ci serve? Ci serve un santino, come avete visto prima, di Santa Elena Imperatrice, che potete ovviamente stampare o aiutarvi, insomma, a farvi stampare da qualcuno che ha la stampante, ovviamente cercandolo su internet, dove ci sono tante immagini di Santa Elena. In genere lei ha sempre la croce con sé, quindi io ho scelto un'icona russa perché mi piaceva tanto, ma l'importante è avere un santino, una stampina di Santa Elena. Poi, cosa serve? Un nastrino rosso, non filo ma nastrino, un pezzetto, guardate, tipo fazzoletto, di stoffa rossa. Non importa se è seta, non importa se è cotone, non importa se è raso. L'importante è che sia un pezzetto, un quadratino. Io l'ho anche tagliato in maniera un po' sconnessa, ma va bene così. Un pezzetto tipo fazzoletto di stoffa rossa. Poi, altra cosa importante, nel rituale, quello più conosciuto, classico, cerco di avvicinarmi, si usano i famosi tre chiodi dorati. Allora, in questo caso noi non usiamo i tre chiodi dorati, no, usiamo, eccoli qua, un attimino che sono piccolini e cadono, usiamo tre chiodi di garofano. E qui sta già una variante, tre chiodi di garofano. Andiamo avanti e naturalmente ciò che è veramente importante è che voi abbiate una foto possibilmente a figura quasi intera della persona, uomo o donna che sia, non ha importanza, che volete legare a voi. Chiaramente, come sempre, ho ritagliato da un giornale una foto giustamente di un bel modello, ma è solo per farvi vedere che la foto deve avere le caratteristiche, di mostrare logicamente la testa, il viso, il petto e la zona
genitale, tre punti. Poi, ecco qua, cosina che potete omettere, ma io la faccio così. Allora, un piccolo spillino per scrivere sulle candele dallo stoppino verso il basso il nome, il cognome, la data di nascita della persona che volete legare a voi. E qui ci siamo. L'incenso, se volete, come vi ho fatto vedere. Per appunto armonizzare il tutto, per propiziare il tutto, lo decidete voi. Io ho usato un incenso alla rosa, potete usare un incenso di altra natura, anche in stick. E andiamo a procedere. Allora, intanto prendiamo con grande, direi non rabbia, ma amore, con grande concentrazione la foto della persona che ci interessa e prendendo il primo chiodino di garofano, lo andiamo a conficcare nella testa, o meglio nella fronte, così. Questo simboleggia il pensiero della persona, non c'è niente di male in questo. Il secondo chiodino di garofano lo andiamo a mettere, a conficcare, se si può usare il verbo conficcare, sembra un verbo violento, ma in realtà non lo è, nel cuore, nella regione del cuore. E questo logicamente rappresenta la forma del sentimento. Il terzo chiodino di garofano lo mettiamo nella zona del chakra genitale, uomo o donna che sia, allora un attimo, a simboleggiare il desiderio e la passione fisica. Quindi tre simbolismi, pensiero, cuore e pulsioni fisiche, una cosa del tutto naturale e normale nella vita. Con grande concentrazione, con grande mentalizzazione della persona che viene, che torna, che si unisce a voi. Usate tutte le immagini e tutti i sentimenti possibili, belli, erotici se vogliamo, che vi vengono in mente, perché l'immaginazione è un'altra profonda chiave di riuscita. Poi prendete l'immagine di Santa Elena, cioè il santino ritagliato, stampato, e lo mettete con la faccia verso la foto della persona che vi interessa legare e piegate questo involto facendo attenzione che non cadino via i chiodini di garofano infilati. Così, ecco, cercate di piegare un pochettino la cosa e a questo punto voi prendete il pezzettino di stoffa rossa, mettete dentro la foto lavorata con, come detto appunto poc'anzi, fate un involto, ecco, non importa la precisione assoluta. Un involto, vedete come ho fatto io, e con il nastro rosso fate tre bei nodi. Il nodo ovviamente simboleggia tante cose in magia, in questo caso simboleggia il legare a noi la persona. Un nodo per il pensiero, affinché tu mi pensi con la tua mente, con i tuoi sentimenti. Il secondo nodo è per il cuore, affinché il tuo cuore arda d'amore, di passione, di dolcezza, di tenerezza, che tu desideri e voglia solamente me, tu voglia stare con me, con il cuore. E il terzo nodo è perché il tuo desiderio della mia persona sia sempre acceso e costante, nel nome e nel potere di Santa Elena.
Se volete potete fare anche altri nodi. Comunque, la forma che vi insegno, classica o meglio, classica no, la variante è questa. Il pacchettino poi lo andate a depositare al centro. Vediamo un attimo, facciamo spostare un pochino. Vedete un attimino meglio, spero di sì. Allora, al centro del piatto di lavoro, dove le tre candele che avete inciso con nome, cognome, data di nascita, sembra il mal di mare, ma ecco, fermiamoci. Devono formare un triangolo, quindi vertice in su, poi altre due candele, un ideale triangolo. E il pacchettino lo andate a depositare qui nel centro. A questo punto potete accendere ovviamente le candele, partendo dalla prima, quella del vertice, in senso orario. 1, 2 e 3. Così, accendino, fiammiferi, non ha alcuna importanza, come meglio vi sentite voi. E a questo punto, per il potere dell'egregora, per il potere della parola, andiamo a invocare Santa Elena o comunque le forze che corrispondono a Santa Elena e con grande, grande fede e grande entusiasmo recitiamo la sua orazione. O gloriosa Santa Elena, regina di Gerusalemme, io ti invoco e scongiuro, fa che, e dite il nome della persona, pensi solo a me e desideri soltanto me. O miracolosa Sant'Elena augusta, che ripudiata dall'uomo poi tornasti vittoriosa. Concedimi la grazia di ottenere ciò che il mio cuore tanto brama. Fa che, e dite il nome della persona, ami solo me e voglia passare il resto della sua vita soltanto con me. Io ti supplico, gloriosa Santa Elena, io ti scongiuro, miracolosa Augusta, concedimi il potere di splendere nel cuore di, e dite il nome, che pensi e desideri e ami solo me. Che pensi e desideri e ami solo me. Che pensi e desideri e ami solo me. E così è e così sarà. Questa orazione potete ripeterla anche più volte finché non vi sentite, diciamo, sazi interiormente. Meditate sul vostro lavoro, mentalizzate la persona, mentalizzate il risultato e lasciate che le candele, ovviamente, arrivino alla loro naturale consumazione. E poi, quando ovviamente le candele saranno consumate, voi potete benissimo buttare anche nella spazzatura, non è un problema assoluto per niente, i resti delle candele, ovviamente, del piatto, diciamo in questo caso è un piatto d'alluminio, pure il piatto, se avete un piatto di casa, semplicemente togliete i resti, lo lavate e lo potete riutilizzare. E poi, cosa importante, prelevate il vostro lavoro, eccolo qua, e lo mettete insieme a un capo della vostra biancheria personale, biancheria intima, oppure direttamente anche nel cassetto dove voi tenete la biancheria intima. Questo è un posto ovviamente e logicamente per assonanza di potere e lo lasciate lì per il tempo che ci vuole. Simonetta, quanto ci vuole di qua, di là, di su, di giù? Vi capisco, lo so che tutti volete che le cose accadano così, ma in realtà la magia richiede i suoi tempi. Quindi lo lasciate lì finché non vedete i risultati.
E anche quando i risultati arrivano, cioè la persona ovviamente arriva, cambia, viene da voi, vuole stare con voi, quindi diciamo che è affascinata, legata, nel senso buono del termine, continuate a lasciarlo lì. Solo nel caso che, per qualsiasi motivo, questa persona non vi interessi più o comunque non vi coinvolga più, potete disfare il lavoro senza creare nessun problema a nessuno. Quindi qual è il segreto? Non c'è un gran segreto. Si prende il lavoro, si apre, si disfa, si tolgono i chiodini di garofano e tutto quanto si butta preferibilmente in un corso d'acqua. Se non avete poi un corso d'acqua, potete anche, se volete, buttarlo in natura. L'importante è che tutto sia sciolto e disfatto. E questo è il legamento di Santa Elena che non crea nessun colpo di ritorno, che non crea problemi, che non crea diffrazioni energetiche. Sfido, diciamo modestamente, chiunque a smentirmi. Il resto, a mio avviso, sono solo leggende o comunque affermazioni di persone che hanno sperimentato la magia in modo non corretto, né più e né meno. Quindi, nel box informazioni vi metterò la preghiera di Santa Elena, che comunque potete reperire anche sul web, e per il momento vi dico: buon lavoro, tanto amore, tanta fortuna, fate le cose con coscienza, con cognizione e i risultati arrivano. Se le cose sono fatte bene, l'energia sempre risponde ad azione, corrisponde reazione. Un bacio domenicale da Simonetta e a presto!